Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video in cui spacchettiamo insieme l'ordine Avon di campagna 16. Adesso vi faccio vedere la scatola, che è piccola stavolta, perché ho preso davvero poca roba. Ma ho preso delle cose secondo me molto interessanti. Sono uscite due nuove linee profumose che comprendono un olio da bagno, una lozione per il corpo, uno spray, una body mist e il profumo. E la linea si chiama Encanto e sono due profumazioni. Allora, io vi faccio vedere innanzitutto quello che ho preso, perché ho preso due set che erano in offerta ovviamente per le presentatrici, però appunto potete trovare questi set tranquillamente anche in offerta nelle prossime campagne. Allora, la prima si chiama Avon Encanto Irresistible, non lo so come si pronunci, ragazze. Allora, questa è la fragranza, e questo set comprende uno de toilette spray da 50 ml, una lozione per il corpo, una body spray, body mist, come la vogliamo chiamare, da 50 ml sempre, e una body lotion da 250 ml, super super idratante. Allora, questa versione qui, la Irresistible credo che sia, è caratterizzata appunto dalla colorazione fucsia. Io il profumo non l'ho ancora aperto, scartato, lo faccio insieme a voi e vi dico subito che questa, quella fucsia, ha come note olfattive, innanzitutto è una profumazione floreale e fruttata, con armonie vibranti di lampone, magnolia e ambra sensuale. Per esempio, nella campagna 18, il set che comprende spray per il corpo, olio da bagno, lozione per il corpo e profumo sempre da 50 ml, l'offerta è tutti e quattro 22,99 €, quindi assolutamente conveniente. E andiamo a scartare insieme l'eau de toilette e lo provo insieme a voi, e vediamo un attimo, così vedo anche la boccetta perché non l'ho ancora vista. Wow, super super fucsia, guardate, molto molto carina. E adesso lo andiamo a spruzzare. Strano però, guardate, sembra, guardate, pochissimo, cioè manca tanto prodotto. Adesso vedo con l'altro profumo se è la stessa cosa. Andiamolo a spruzzare, però veramente sembra Allora, così vediamo le prime impressioni insieme a voi. Già mi è arrivato molto fresco, super 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 fruttato, lampone, sì, si sente molto fresco, ci sento anche qualcosa tipo cedro, limone, buono. Fragranza sicuramente non invernale, la sento molto estiva, molto fruttato, un floreale fruttato molto fresco, non mi dispiace, devo dire. Questo maglioncione è enorme, quello che vi ho fatto vedere nel video haul, perché io l'ho acquistato e non l'ho provato. Sì che volevo una cosa bella cicciottona, però questo, guardate, è proprio grande grande grande, come lo vedo tutto storto, vabbè, comunque. E poi ho preso la seconda versione, ho preso sempre spray per il corpo, lozione per il corpo e profumo, tanto per cambiare, non so più dove li devo mettere. Questa invece si chiama Avon Encanto Fascinating, e andiamo a sentire il Fascinating, che profumazione ha. Vi dico anche magari dei cenni per quanto riguarda la profumazione. Allora, boccettina carinissima anche in questo caso, sui toni del turchese, e sono tutte così praticamente, come se fossero state usate, ma così non è, perché come avete visto era completamente chiusa la confezione. Prima di andarla a sentire, andiamo a leggere un attimo un po' la fragranza, che è proposta in campagna 18, sempre gli stessi prodotti, a 22,99 €. E qui dice che Fascinating è la collezione floreale orientale con frizzanti armonie di gardenia, giada e pepe rosa. E già ci piace. Andiamola ad annusare. Mi piace questo fatto di provare le cose così in estemporanea insieme a voi, perché così vedete proprio le mie reazioni così a caldo.
Forse questa mi entusiasma meno. E sapete perché? Ma questa è molto buona, super super fresca come fragranza. Ah, perché mi ricordano tutti la Vie Belle? Non ce la faccio. Vediamo, lo lascio un attimo decantare, però ho la sensazione che già mi ricordi la Vie Belle e assomiglia anche al Faraway Rebel come tipologia. Mi sa che questa mi entusiasma un po' meno. Ragazze, sicuramente perché la sto sentendo io, sentirete la TV da giù, ma stanno guardando la TV a volume alto e voglio dire mettete un po' più piano, mettete un po' più piano, non se ne parla per niente. E dopodiché ho preso due prodotti per la skincare. Allora, avevo provato questo stesso prodotto della linea Avon Care nella versione al cetriolo, se non sbaglio. Mi era piaciuto, ma cioè, non mi aveva entusiasmato particolarmente. Ho voluto provare una nuova versione di questo Facial Cleanser, quindi un detergente per lavare il viso per pelli da normali a secche, e questo in particolare è al miele. E non vedo l'ora di utilizzarlo perché sto terminando la mia mousse detergente per il viso che ordinerò nella prossima campagna. La profumazione sembra molto molto buona. Tra l'altro questi prodotti, c'è scritto appunto sul catalogo e sulle descrizioni, possono essere utilizzate anche per struccare. Quello al cetriolo non mi aveva fatto impazzire per struccare, però voglio provare questo perché magari funziona. E poi, visto che ho provato la stessa versione di questa cremina nella formulazione al cocco, per anche in quel caso era per pelli secche, e ho voluto acquistare questa. È un formato da 100 ml, costa pochissimo, tipo sui 3 euro e qualcosa, e sempre della linea Avon Care. Questa è una crema molto ricca allo yogurt e miele. Questa non la apro ancora perché ho delle cose da terminare, quindi insomma non la voglio aprire, però non vedo l'ora di utilizzarla perché in effetti con quella al cocco io mi sono trovata stra bene, super idratante, non mi fa lucidare, mi piace tantissimo anche utilizzarla come base per il trucco. Questa sicuramente sarà un po' più nutriente, più ricca, e non mi dispiace perché in questo periodo col freddo ho la pelle molto secca e quindi non vedo assolutissimamente l'ora di utilizzarlo. Considerate che comunque sono prodotti questi che spesso vengono venduti in dei piccoli set, quindi magari ho la lozione per il corpo con il detergente, ho la crema viso con la crema corpo, e comunque hanno dei prezzi veramente irrisori. Questo sta intorno ai 2 euro e questo su 3 euro e qualcosa, davvero molto economici. Ultimo prodotto, quindi è stato un ordine molto piccolo in questa campagna, vuoi perché non ero interessata ad altre cose, vuoi perché ho detto un attimo ridimensioniamoci, perché vediamo un attimo di consumare prima qualcosa, di portare a termine prima qualcosa. E su consiglio della mia dolcissima Sonia, tesoro, un bacione e un abbraccio fortissimissimo, ho acquistato questo rossetto perché l'ho visto a lei in una foto. Lei è maga spettinata e sia qui sul tubo, lei non ha un canale però ha questo nickname, sia su Instagram, e le ho visto questa foto, vabbè, questi due occhi che sono due fari azzurri come il cielo con questo rossetto, ho detto che rossetto è, e praticamente l'ho acquistato della linea Avon Luxe ed è questo Couture Cream Lipstick, che è una versione un po' più chic dei rossetti di Avon, e io ho preso questo colore che è appunto quello che mi ha consigliato lei, che è il Designer Red, che è praticamente quello che indosso perché non ho resistito, ragazze, l'ho voluto indossare ed è bellissimo. Mi vedrete sicuramente delle macchioline sul collo, ma ho un'irritazione che non so a cosa sia dovuta, invece questo è un graffietto di cipria, un ricordino. E adesso ve lo faccio vedere. Il packaging è bellissimo perché è molto molto elegante, super elegante. Adesso, se riesco ad aprire la scatoletta, ve lo faccio vedere. Vi sto facendo Designer Red, sì, ve l'ho detto. E allora, questo è il packaging, che è bellissimo, davvero estremamente elegante. Vedete, tutto così dorato, molto molto bello. E questo è il colore del rossetto, che è un rosso fantastico, tipo un rosso geranio,
bellissimo, guardate, molto tendente all'arancio e mi piace davvero molto, e l'effetto sulle labbra è questo. Allora, è un rossetto cremoso, molto brillante, molto scorrevole comunque l'applicazione, guardate. È super super brillante, però credo che non molto questo si fisserà tantissimo sulle labbra, quindi darà comunque un effetto un semi opaco. Mi piace moltissimo, davvero molto. Innanzitutto il colore sulle labbra è molto confortevole, leggero, anche molto idratante. Quindi assolutamente grazie Sonia Tesoro, perché un colore bellissimo, è una texture, una tipologia di rossetto molto interessante. Qui come prezzo saliamo un po', nel senso, i rossetti di Avon a volte stanno 5,99, 6,99, i classici rossetti, quelli matte o versione in crema, questi stanno sempre sui 7,90 euro. Comunque non è un prezzo estremamente esagerato. Mi piace tantissimo, quindi probabilmente proverò degli altri colori. Dunque, ragazze, questo video è durato pochissimo perché questi sono gli acquisti che ho fatto in questa campagna. Secondo me, comunque, molto interessanti perché questa linea Incanto non mi dispiace. Allora, questo mi piace moltissimo, è molto, molto frizzante, brioso, allegro. E questo sì, cioè, non è brutto, nel senso, adesso sento molto più il pepe rosa, moltissimo, e mi ricorda anche un profumo che ho di Elan, se non sbaglio, che è la tonka e pepe rosa e tonka, qualcosa del genere. Ecco, adesso devo dire che non mi dispiace perché sento un po' di più il pepe rosa. All'inizio, quando l'ho spruzzato, mi ricordava tanto la Vie Belle, e sono veramente stanca, ragazze, di sentire dei profumi che assomigliano alla Vie Belle. È come se esistesse solo come lui e solo lui come profumo, e quindi tutte le altre case produttrici di profumi si ispirano a quello. Boh, non lo so perché. No, devo dire che adesso, col trascorrere dei minuti, la profumazione sta evolvendo e sento tantissimo il pepe rosa, e devo dire che la cosa non mi dispiace. Per cui le impressioni sono assolutamente super positive, soprattutto per questo fruttato e floreale che è molto molto fresco. Dunque, ragazzi, il video finisce qui. Spero che il video vi sia stato in qualche modo utile, che vi sia piaciuto. Vi mando come sempre tanti baci, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!